La bella stagione sta finalmente arrivando e le formiche, come molti altri insetti, sono già in movimento. Non appena i primi raggi del sole scaldano i loro nidi, si svegliano dalla lunga pausa dei mesi invernali. Affamate e pronte a lavorare, ricomincia l'intensa attività delle nostre beniamine. C'è chi raccoglie semi, chi espande il proprio territorio, chi alleva afidi e chi è già pronto a fondare nuove colonie. È sempre emozionante assistere a questa esplosione di vita che contraddistingue la primavera ed è facile vedere queste scene in molti giardini italiani in questo momento. Le mie colonie non sono da meno, e anche loro hanno iniziato a riaffacciarsi ai loro rispettivi mondi esterni. Dentro i formicai c'è molto più movimento, le regine hanno ricominciato a deporre uova e le nuove generazioni di formiche sono in arrivo. Un risveglio che molti allevatori aspettano con impazienza per ricominciare ad osservare, imparare e conoscere gli aspetti che contraddistinguono questi insetti da tutti gli altri. Come vi ho accennato nell'introduzione, anche le mie formiche si sono risvegliate e dal sondaggio che vi ho lasciato qualche settimana fa mi avete fatto capire che siete curiosi di sapere come stanno. Bene, la maggior parte delle mie colonie è viva e in salute. Altre non ce l'hanno fatta o stanno passando un periodo particolare. Purtroppo, fra quelle che non ce l'hanno fatta c'è la mia colonietta di formica cunicularia. L'ho scoperto solo qualche giorno fa durante l'ultima osservazione. La regina è morta poco dopo il risveglio. Un vero peccato. Era una colonia con delle potenzialità e fino all'ultima osservazione sembrava davvero andare tutto bene. La regina aveva deposto un bel gruppetto di uova che le operaie custodivano gelosamente. Purtroppo ho trovato la regina zampe all'aria senza nessun motivo apparente. Le ho sempre tenute in provetta e avevo disposto una piccola arena, insomma la solita procedura standard che seguo sempre con le mie colonie. Alimentazione regolare e temperatura costante. Era mia intenzione allevare questa specie per uno scopo ben preciso, e questo ritarderà un po' i miei progetti. Stavo pensando di avviare una colonia di Polyergus rufescens, una specie nostrana che fonda le proprie colonie in maniera parassitaria e che compie dei veri e propri raid ai danni delle colonie limitrofe, per catturare le larve e le pupe. Necessitano di schiave e in cattività è necessario allevare almeno una o due colonie del genere formica per avere un buon numero di operaie schiave da dare alle colonie e simulare questi raid. Spero di trovare o scambiare un'altra regina del genere formica quest'anno e riprovarci. D'altronde può capitare a tutti ed è sempre da considerare come possibile imprevisto. L'importante è non demordere e passare oltre. Altre colonie necessitano della mia attenzione. Come ad esempio la mia colonia di Camponotus vagus, che sta passando un periodo, come dire, esplosivo. Fra le mie colonie è stata l'ultima a risvegliarsi dall'ibernazione, ma in questo momento le formiche sono estremamente attive, aggressive e molto voraci. Fra le specie di Camponotus maggiori native, è probabilmente la più veloce nello sviluppo. Diciamo che, a grandi linee, più la specie è di grandi dimensioni, più tempo impiega a sviluppare. Beh, questo discorso non vale per Camponotus vagus. Ho raccolto questa signora ad aprile del 2018, in una pineta nella provincia di Ravenna, e ha già una cinquantina di operaie. Sono assolutamente innocue per l'uomo, ma è una specie estremamente aggressiva e quando infastidite non risparmiano di certo sull'acido formico.
A volte l'odore è talmente intenso che quasi fa arricciare il naso e basta veramente poco per farle arrabbiare. Escono dalla provetta battendo il gastro sul pavimento, producendo un suono simile a un ticchettio che è udibile anche da un paio di metri di distanza. Nella colonia sono già presenti operaie maggiori, non molte, ma è facile vedere la differenza rispetto alle altre. Le mandibole di queste operaie sono estremamente potenti, possono letteralmente fare a pezzi un'altra formica con un singolo colpo. Questa forza, unita ai movimenti veloci e ad un reclutamento rapido, le rende ottime cacciatrici. Moltissimi allevatori hanno avuto problemi con questa specie una volta raggiunto il migliaio di individui, perché diventano difficili da contenere e la loro richiesta di spazio diventa sempre maggiore. Quando si alleva una specie di questo tipo, bisogna considerare l'idea di controllarne il numero. Spesso si ricorre alla cosiddetta mietitura, ovvero l'eliminazione selettiva di alcune operaie dall'arena. È una pratica che può sembrare un po' controetica, ma a volte è necessaria. Le formiche che girovagano per l'arena sono sempre le più anziane, esattamente come quelle che in natura escono dal formicaio. A volte si usa questo metodo per contenerne il numero, soprattutto se si hanno problemi di spazio o non è più possibile aumentare le dimensioni del formicaio. Detto questo, non credo che ricorrerò a questo sistema molto presto, dato che la colonia è ancora giovanissima e fortunatamente ho una stanza dedicata solo a questo scopo. Molte persone che allevano questa specie segnalano una certa moria che colpisce le regine nei primi 3 anni di vita. Non si sa bene a cosa attribuire questo fenomeno, però spero che questo non accada, almeno con la mia colonia, perché sarebbe un vero peccato perderne un'altra già avviata come questa. Per il momento la terrò in provetta e ne aggiungerò altre se serviranno, almeno fino a quando non avrò costruito un formicaio di legno della giusta dimensione. La mia colonia di Polyrachis dives sta passando un periodo un po' particolare e avrai già notato che il traffico in arena è molto diminuito rispetto a qualche mese fa. Beh, questa colonia si sta letteralmente uccidendo da sola. Ricordi quando ti mostravo le aggressioni tra operaie, ipotizzando per quale motivo questa colonia mostrasse un comportamento del genere? Questo comportamento da un paio di mesi è diventato incontrollabile. Ci sono stati in giorni in cui ho raccolto anche 30-40 formiche morte, tutte smembrate, senza zampe e antenne. Sembrava una vera e propria battaglia tra colonie differenti. A questo punto sembra che l'ipotesi più plausibile sia quella dell'oligogenia, cioè che all'interno della colonia vi sono due o più regine che depongono uova ma sono aggressive tra di loro. So per certo che quando mi è arrivata questa colonia aveva due regine, ma al momento non ho idea del loro stato. Non so nemmeno se sono entrambe vive o se ne è rimasta solo una. Purtroppo, la caratteristica principale di questa specie, cioè di tessere il proprio formicaio con la seta prodotta dalle larve, la rende di difficile osservazione. Anche se avessi fornito un formicaio classico con camere e tunnel prerealizzati, le formiche avrebbero fatto lo stesso coprendo le pareti con la seta. L'unico modo che ho è quello di sollevare il ramo e dare un'occhiata, ma nemmeno così si riesce a vedere molto. Avvicinando l'orecchio si sente brulicare all'interno e mi è capitato di vedere qualche uovo fra le mandibole di un'operaia, quindi presumo che almeno una delle regine sia ancora viva. A dire il vero sono un po' preoccupato per il futuro di questa colonia. Il loro numero diminuisce invece di aumentare. Più che nutrirle regolarmente e mantenerle ad una temperatura ottimale, non ho altre possibilità. Questo strano comportamento esula dalle mie attività. L'unica cosa che posso fare è vedere come si evolverà la situazione nei mesi a venire. E se sei curioso, fammelo sapere con un commento. Passiamo ad altro.
la colonia di crematogaster scutellaris è cresciuta parecchio. Centinaia di uova sono in via di sviluppo e presto saranno affamate come non mai. La colonia è del 2017 ed è rimasta in provetta fino a ottobre dell'anno scorso, poi gli ho fornito un piccolo nido in legno. Questa specie è estremamente capace a scavare ed è un'abile costruttrice. Utilizza il legno masticato o tutto quello che hanno a disposizione per creare una sorta di cartone, un po' come fanno le vespe quando costruiscono il nido. Qui stanno letteralmente chiudendo uno dei fori d'ingresso. So già per certo che questa colonia mi causerà dei problemi. Non è la prima volta che allevo questa specie. Per il resto non c'è molto da raccontare. La colonia è ancora giovanissima e quindi abbastanza timida. Le operaie sono ancora poche, ma presto non sarà più così. Le colonie adulte possono essere davvero difficili da contenere. Scavano tanto e tutto, oltre ad essere maestre dell'evasione. Ogni possibile punto debole del formicaio o dell'antifuga verrà preso d'assalto dalle mandibole di questi piccoli diavoli. Se vuoi qualche aggiornamento più dettagliato in futuro, fammelo sapere. Volendo, possiamo aprire un diario dedicato a questa colonia, che sembra molto apprezzata dagli allevatori per via delle sfide che offre. La colonia di Messor Barbarus ha ricominciato a muoversi. Le operaie sono sempre più attive e l'arena inizia a farsi davvero trafficata. A dire il vero, sto quasi pensando di fornirgliene una più grande perché sto cominciando ad avere qualche difficoltà a mantenerla pulita. Ho visto quasi per caso che la regina ha deposto qualche uovo. Faccio un po' fatica ad osservarle perché le operaie le tengono nascoste coi loro corpi. Ho ricominciato comunque a nutrirle, sebbene sia presente una bella scorta di semi nel formicaio. Pur essendo una specie prevalentemente granivora, le operaie apprezzano anche altri alimenti, come frutta e verdura. Ho notato un certo successo con le zucchine. Di tanto in tanto fornisco anche qualche piccolo insetto, principalmente blatte, grilli o qualche mosca. In un angolo dell'arena si può vedere che c'è qualche formica morta, presumo per cause naturali. Meglio pulire in fretta e non lasciare residui. A questo scopo uso un piccolo aspirapolvere per le parti solide e un po' di carta bagnata con solo acqua per rimuovere gli aloni. Per il resto, la colonia sembra non avere alcun problema. È di facile allevamento, ma rispetto ad altre formiche sono veramente sporche e creano un sacco di rifiuti. Se allevi Messor te ne accorgerai molto presto. Passando a qualcosa di più tranquillo, la mia colonia di Lasius Niger è letteralmente l'opposto di Crematogaster scutellaris. Tranquille, perfettamente adattabili e facilissime da allevare. Questa colonia procede alla grande e anche quest'anno è stata la prima a risvegliarsi dall'ibernazione. Sono formiche che mangiano veramente di tutto e crescono velocemente. Miele, frutta, verdura, confettura, uova, affettati, tonno, tutto. L'unica cosa che non gli è mai andata a genio è stata la Nutella. Ora, qui non si vede molto bene perché hanno sporcato il vetro, ma dentro le stanze ci sono migliaia di uova e piccole larve. Quest'anno ci sarà una vera e propria esplosione demografica e sto già pensando di preparargli un formicaio più grande per non farmi trovare impreparato e perché l'osservazione sta diventando un po' difficoltosa. Dopotutto sono dentro questo nido in calcestruzzo da più di 3 anni. Posso dire con certezza che nonostante tutto è una specie abbastanza pulita. Diciamo che se comparate ad esempio ad un qualsiasi Messor, queste sono molto più attente all'igiene. Mantengono pulito l'interno e una volta consumato il cibo portano gli scarti e rifiuti in arena. Hanno sporcato un po' il vetro, ma principalmente per via della luce. È stato, diciamo, un loro tentativo di oscurare qualche camera e sicuramente la regina è all'interno di una di queste. La mia piccola colonia di Tetramorium sta crescendo bene. È stata la seconda colonia dopo l'Asius Niger a risvegliarsi dall'ibernazione.
Anche questa specie è facile da allevare e non è affatto schizzinosa per quanto riguarda il cibo, ma ho notato una certa preferenza verso i cibi solidi. Sebbene siano attirate esattamente come le altre formiche da composti zuccherini come acqua e zucchero o acqua e miele, preferiscono di gran lunga un pezzo di frutta matura. Anche per quanto riguarda le proteine non si fanno alcun problema, mangiano veramente tutto, persino gli insetti corazzati che le altre formiche non riescono a mangiare. Dall'allevamento veramente facile, questa specie può dare parecchie soddisfazioni ed è alla portata di tutti. Al momento non ho molto da raccontare su questa colonia. È giovanissima e le operaie sono ancora poche. Presto ci saranno nuove nascite e allora sì che la loro storia potrebbe diventare davvero interessante. Passando ad altro, la mia colonia di Tetraponera ruffonigra si sta lentamente riprendendo. La regina sembra in buona salute, ha deposto uova e si prende cura delle larve. In questi giorni è nata anche qualche nuova operaia. Questa colonia, l'estate scorsa, contava più o meno una cinquantina di operaie, poi a causa di un'infestazione di acri è stata letteralmente decimata. Sono stato costretto a separare la maggior parte delle operaie per salvare la regina. Ora sono poco meno di una decina, ma sembra che presto ci saranno altre nasciture. Le nutro con regolarità, almeno una blatta o un grillo tutti i giorni e zuccheri sempre disponibili in arena. Anche se sono poche, ho comunque deciso di tenerle in questo piccolo formicaio in legno. Non ho molta esperienza con questa specie, ma da quello che ho visto è veramente facile stressarle. Essendo poche, le operaie sono ancora molto timide, infatti raramente le vedo uscire in arena. Presumo che lo facciano durante le ore notturne perché il cibo che fornisco è sempre smangiucchiato e a volte ne portano qualche pezzo all'interno del formicaio. Spero davvero che quest'anno la colonia recuperi. È una specie che mi piace molto, sia a livello comportamentale sia esteticamente. Mi dispiacerebbe molto perderla. Dopo l'esperienza con gli acari sono stato molto più attento alle loro esigenze. Ho rimosso qualsiasi decorazione e substrato dall'arena per avere una visione migliore e per impedirgli di accumulare rifiuti. Ci sarebbero poi le altre regine in fondazione, ma prima di introdurle in un qualsiasi video preferisco assicurarmi che tutto proceda per il verso giusto. Non voglio creare false speranze, cioè nel senso che ti mostro una regina, parlo della colonia, dei miei futuri progetti sul loro allevamento e poi muore, interrompendo così una possibile serie di video ancor prima di iniziarla. Quindi, a meno che non sia un video esclusivamente sulla fondazione o un tutorial, introdurrò nuove specie solo se sarò abbastanza sicuro che la regina sia in grado di portare avanti una colonia. Vorrei evitare di commettere lo stesso errore che ho fatto con Formica cunicularia e spero che tu questo lo comprenda. Per il momento questo è tutto e come al solito se il video ti è piaciuto lasciami il tuo like ed iscriviti al canale, oppure fammi sapere con un commento qual è la tua colonia preferita o quale vorresti vedere più spesso. Grazie per la visione e al prossimo video.